Siamo le cuoricine. Allora, bene raga, oggi siamo qua per farvi uno spacchettamento del calendario di Essence. Vi faccio vedere. Eccolo qui, il mio atteso calendario. Adesso vi voglio spiegare un po' cosa è successo, raga, per avere questo calendario. Allora, da premettere che a me non piace parlare se non ho avuto l'esperienza negativa. In questo caso l'ho avuta l'esperienza negativa con Douglas, il sito ufficiale di Douglas, come volete chiamarlo. Però ci sono rimasta troppo male. Vi spiego perché. Ho avuto una delusione. E non è da tanto che conosco questo sito ed era, raga, la seconda volta che ci acquistavo. La prima è andata bene, la seconda non tanto. No, raga, no. Sono sincera. Allora vi spiego, vi racconto. Allora, io avevo ordinato questo calendario ed era disponibile. Allora l'ho messo nel carrello, l'ho acquistato e c'era la scritta ordine in preparazione. Raga, io comunque giorno per giorno andavo sempre a controllare e alla fine, passati 10 giorni, raga, voi direte, ma non te la sei fatta una domanda? Sì, però, boh, dico, vabbè, forse avrei i suoi tempi, questo sito avrei i suoi tempi, vabbè, prendiamola così. Niente, raga, dopo allora mi sono stancata ed ho chiamato il servizio clienti, dove ho parlato con un operatore che mi ha detto, tranquillizzandomi, no, tranquilla, il tuo calendario Essence sta arrivando. Io dico, ma scusami, sono passati 10 giorni, cioè mi arriva oppure non è più disponibile? No, ti arriva, scusaci perché c'è stato un po' di casino per il Black Friday. Allora, ho detto, va bene, ok, va bene, grazie. Io ho messo giù. Raga, sono ripassati 5 giorni, non mi arrivava. E l'ordine era sempre in preparazione. Mi sono veramente stancata e ho richiamato. E questa volta mi ha risposto un'operatrice. Ho detto, senti, ascolta, così. Ho chiamato, mi ha detto che era in consegna. Lei fa, no, guarda, il calendario dell'Essence non è più disponibile. Cosa? Io mi sono faccia bianca come è rossa di rabbia, però raga non ho, cioè veramente mi sono rimasta impietrita e ho detto, ah, va bene. Lei mi fa, guarda, scusaci davvero, no, perché io ho chiamato 2 volte e il tuo collega mi aveva tranquillizzata dicendo che comunque sarebbe arrivato. Anche se mi sembrava un po' strano il ritardo così della consegna. E lei fa, scusaci davvero, scusaci veramente. Io ho risposto, guarda, io vi scuso, però, cioè, è stato deludente per me. C'è stata un'esperienza negativa. E lei fa, comunque dai, scusaci, va bene. Alla fine, io, ossessionata e curiosa di questo calendario, andavo su altri brand a cercare, tipo Pink Panda, e non era disponibile. Comunque Look Fantastic non era disponibile. Sono andata addirittura su Macchilalia e non era disponibile. Ho detto, va bene, dai, sarà... l'anno prossimo, cioè, anche se ne uscirà un altro del 2022, io prenderò comunque quello del 2021 perché non ho potuto spacchettarlo. Alla fine, però, sono riandata sul sito Douglas e ho detto, vabbè, mettiamo caso che l'hanno riassortito. Ed è stato così, raga. Era disponibile e questa volta... l'ho preso, l'ho messo nel carrello e sono stata lì appiccicata a vedere fino a quando non me l'avevano spedito. Poi l'hanno spedito e mi è arrivato in 2 giorni, raga, 2 giorni. Ed eccolo qui. E adesso lo spacchettiamo e siamo pronte, vero? Giuro che siamo pronte. Comunque io, noi abbiamo visto già comunque sul sito di YouTube altri video.
di questo calendario, quindi bene o male sappiamo già cosa c'è all'interno, anche perché comunque raga c'è scritto qui dietro e noi leggeremo qui, perché leggeremo qui dietro diciamo i prodotti che ci sono, perché vi spiego, non magari uscirà il blush e io non lo uso, usciranno cose per il viso e io non le uso, sono tutte cose che non conosco, quindi leggerò qui, scusatemi ma leggerò qui. E niente, fine di questa confessione, di questa, mi sono sfogata raga, e chi meglio di voi può capirmi, e niente, sei pronta? Sì. Vai. Allora, il calendario si presenta così, con tre cassettini che vogliono, comunque raga, ogni volta che lo prendo vogliono sempre uscire tutti e tre, e sono così. Con questo foro a cuoricino bellissimo, e adesso Azzurra ci farà vedere il numero 1 cosa contiene. Ok, allora da quello che so, che ho visto, sono un po' sparpagliati. Allora, nel primo c'è il numero 1, guardate. Dov'è il numero 1? Il numero 1 è qui e Azzurra lo aprirà per noi. Ok, aprilo. Aspetta. Allora. Amore, lo devi aprire. Allora, qua. È contenta di spacchettare questo calendario, sapendo l'avventura che ha passato la madre, è ovvio. Raga, Azzurra ha trovato questo, che adesso, questo, questo qua. Sì, però, no, beh, no, ma non è questo. Da quello che so, da quello che ho visto, scusami Azzurra, nei video delle altre è un blush. Guardate che carino. Ma cos'è un blush? Si mette sul viso, mamma, qui. Cosa che lei non lo sa, perché giustamente io non li uso, non le uso queste cose. Invece io sì. Ho solo da imparare, raga, perché non so neanche come si usa, cos'è un blush. Non lo so, raga, non lo so. Secondo me si mette così, però... Questo è il blush. Comunque, io lo swatch così, tanto per mi dai la mano, che facciamo vedere la colorazione, mi dai la sì. mano. La mano così, così. Molto rosato, fallo vedere. Non aspetta, si vede. Aspetta, però. Che ne mettiamo un po' di più. Non si vede. Ecco così. Solo che ragazzi non si vede. No, si riesce a vedere un pochino, un pochino. Dai. Ecco, allora questo è il primo. Bello. E anche se non so come si usa, com'è, ci piace, ma, dai. Ma e comunque è in confezione natalizia con queste stelline. Guardate che bello, bellissimo. Ok, profumo. Adesso tocca a me aprire il secondo. E il 2 è qui, raga, qui. Cosa conterrà mai? Ma dov'è il 2? Il piccolino. Voilà. Cos'è? A me è scattata una cosa di... Raga, ho trovato... Secondo me è un lip scrub, guardiamo, sì, c'è anche scritto lip scrub gently with almond shell powder. Scusate l'accento, ma con l'inglese anche no, lo devo studiare, raga. So quello basilare della scuola, però comunque così, guardate che bello. Adesso lo sboccio io. Beh, profuma tantissimo, raga. Comunque è un semplice lip, oddio, lip balm. Molto profumato, guarda. Però uno scrub buonissimo. Ed è sempre in questo. Sulla bocca? Sì, sulla bocca. Sempre in confezione natalizia. Sì, sulle labbra, ti piace a te, guarda che bello. No, che carino. E lo mettiamo qua. Adesso la adesso, allora, qui non c'è la 3. Vediamo dov'è la 3. La 3, la 3, la 3 è qui. Qui. Dai, fallo vedere tu e lo apri tu. Il 3 è qui. L'hai fatto vedere il 3? Sì. Ah, il 3? No, lei parte, va subito perché è curiosa. Il 3 comunque l'hai già comunque un po' aperto. È qui. È qui? Ecco. Ok. Ecco. Adesso andiamo. Io. Aspetta. È un po' difficile da staccare. Aia, aspetta, vediamo se riesce la tua mamma.
Devo sfasciare un pochino. Però se non no, vabbè, vabbè. Non si riesce, raga. Oh, lo sono riuscita, sì. Vabbè. Vabbè, non fa niente, lascia stare. È uscito questo, raga, che penso sia una base per le palpebre. No, forse per quando devi mettere l'ombretto. Sì, faccio questo. Sì, infatti c'è scritto e shadow base. Bello. Date così. Molto chiaro. Vedete che profuma? Non ha tutto questo profumo, però comunque molto carino. È anche molto delicato il colore. Guardate, quasi non si vede niente. Cioè, dovrebbe essere qui. Non si vede niente, raga. Comunque, è molto carino. Sempre in questa confezione natalizia. E ci piace. Ti piace? Sì. È bellissimo. Adesso il numero 4 apre la mamma. Andiamo a cercare questo. Aspetta. Andiamo a trovare. Eccolo! L'ha trovato, raga. Che emozione. Guardate qui, il 4. E una casella abbastanza. Che dici? No, non è grande, è piccola. Wow, queste da Azzurra piacciono tanto. Mamma, non i regali. Certo. Sono stickers per le unghie. Guardate che belli. Lei già. Dai, sono stickers per le unghie. E anche se non le vuoi usare per unghie, le metti tipo, non lo so, sul quadernone, sull'agenda. Sì. Ma penso che lei userà per le unghie, raga. Sì. Me ne dai anche uno a me. Dai. Stai dicendo no, raga. Dici no a tua madre. Va bene. Ah, dai, però come minimo. Però te ne do uno. Ok, va bene. E sono sempre di Natale. Di Natale. Perché c'è scritto, c'è anche un adesivo Christmas. Così, questo qui. Me lo regali? Certo. Lo è troppo qua. Bello. Allora, adesso l'apro io. Sì. Che è il numero 5 che sta qua. Il 5. Piccolissimo. Brava. Vai. Uffi, piccolissimo il 5. L'hai fatto vedere il 5? Ah, il 5. Lei si dimentica sempre. Il 5 è... già detto. Allora, guardate il 5. Ok. Lei lo apre e poi lo fa vedere. Come devo fare questa bambina? Dai. Allora, è uscito un lipstick. Cos'è? In versione sempre natalizia, guardate. Che questo, diciamo, non è un pack abituale per la Essence. E cosa serve? Sì, ma cosa serve? Un pack straordinario che riguarda... È un rossetto, giuro. Che riguarda Natale. Guardate qua, mi sembra bello questo colore, guardate che bello, adesso lo diciamo. Wow. Eccolo. Si vede un po', no? Aspettate, ve lo sbuccio. Bellissimo. Di più. Ed è così il colore. Molto carino. Bello, bello. E il profumo, raga, guarda, senti. Oh, buono. Wow. Adesso ci piace. Adesso che numero siamo? Allora, aspetta, allora... Tu cosa hai preso, aperto? Io, cos'era io, questo? Questo era il 5. Quindi? Quindi... allora, quindi il 6. Brava. Ok, e il 6 è qui, raga. Wow, è bello grosso, raga, guardate. No, fammi vedere. Qui. No! Dai, qui capiterà magari una casellina grande anche a te. Vediamo un po', raga. Oh no, cosa dite voi? Se ne va... Allora. Ma cosa? Wow, abbiamo trovato un sacchettino. Con dentro cosa? Che è molto carino, affascinante. Dai. Comunque. Allora. Te lo faccio vedere cos'è. Guarda. Raga, guardate che ma bello. Cosa cosa serve? Adesso ti faccio vedere cos'è. Con la scritta Essence. Dove, sì. Cosa fa? Dorato ed è uno specchietto per la borsa, molto carino. Però hanno dimenticato di fare l'altra parte che si apre. Cioè, vabbè. Comunque carino. Guardate con la sua pochettina. Che non è da tutti, raga. Anche le marche super famose a volte ti danno, per esempio, tipo ho aperto il calendario della Sephora, ho dato solo questo senza la custodia. Boh,
Vabbè. E poi l'ho regalato ad Azzurra e me l'ha spaccato, in me che non si dica. Vabbè. Comunque. Adesso abbiamo il set che lo apro io. Il set. Trova il set. Allora, il set. Tranquilla. Il set. Che set che è qui? Facciamolo vedere. Sì, fallo vedere. Sette. Fallo vedere. Ma questo? Sì, fallo vedere. Ma c'era anche il 2. E il 7. Oh, questo è lunghissimo il 7. Hai visto? Tu dicevi tanto a me. Guardate, ecco qua. 7. Poi comunque raga, cioè sti cassettini hanno il cuore qua. Peccato che la cassettiera non si riutilizza, altrimenti l'avrei tenuta. Stai spaccando tutto. E vabbè, tu no, cos'è? No, amore, aspetta. Tu hai spaccato tutto, raga. Altrimenti rovini la sorpresa. Aspetta. Ecco. Aspetta. Posso aprirlo? Ah, aprilo, lo fai vedere. Prima di tutto lo faccio vedere. Posso aprirlo? Siamo qua apposta. Allora. Abbiamo trovato sempre questo sacchettino molto curioso. Ok. Andiamo. Vai, vai a vedere cos'è. Vado a vedere. Mamma mia raga, buonissimo. Wow. Aspetta, ma cosa hai trovato? Un pennellino per le sopracciglia. Pensa, ma cosa serve? Per le sopracciglia, per così pettinare. Metti una mascara. No, per pettinare. Sì, anche se devi mettere una tinta. No, amore, sì, vabbè. Ma cosa sei? Ma che me la regali? Me la regali? Aspetta, aspetta di vedere il video. Come devo fare? Sono curiosa. Allora, comunque questo è il pennellino. Sempre bello, in versione natalizia. Con tutti questi glitterini dorati. Poi io ce l'avevo più lungo. Ed è così. Io ce l'avevo più lungo. Adesso, numero 8. 8 e qui. E qui, raga. E qui. Vado a vedere. Qui. Ah, piccolissimo. Adesso vediamo, dopo vediamo il 9 cos'è? Sì, il 9. No, non c'è. Si sono prese il 9, è lì. No. Il mio comunque... è lungo oppure è piccolo? È uscito, raga, questo smaltino trasparente che secondo me è un top coat. Sarà un top coat. No. Dice mini nail primer di 5 mm. Lì, ce l'hai. Sì. Dai, comunque è carino, serviva. Ok, adesso io apro il numero 9. No, aspetta, eccolo qua. Facciamolo vedere bene. Andate. Ok. Adesso la apriamo. Allora. Ce la fai o hai bisogno di una mano? Sì, bisogno di una. Cosa hai trovato? Poi raga, la particolarità di questo calendario è che all'interno di tutte le caselle, delle caselle che abbiamo aperto, ci sono delle scritte in inglese, cosa che non mi sto a leggere qui. Trovato un mascara, sempre in versione natalizia, che questo è il Love Extreme, Love Extreme. Ed è un, comunque, adesso non so aprirlo, raga, perché ho tantissimi mascara da finire e non sto qui ad aprirlo. Però è un mascara molto valido perché lo conosco. Adesso devo aprire la numero 10. Numero 10. Aspetta che me lo trovo. La 10 è qui. Dove? Qual è la 10? Qui. Ma qual è? 10. Eccola, piccolina. Sì, piccolina. E già so cosa contiene io, perché ho visto il video. Mi sono rovinata la sorpresa, raga. Comunque, no, aspettavo di trovarle perché mi servono. La bimba da bagno. No, sono spugnette. Ah, spugnette. Se ce la faccio... Ma cosa sono? Cosa servono le spugnette? Le mini sponge. Le mini sponge. Aspetta. Eccole qua, bellissime. Guardate. Sì, queste qua servono a mamma per andare negli angoli degli occhi. Se tipo metti il correttore, una cremina, una roba del genere, tu vai e non ci arrivi con quella la grandina,
perché sei scomoda, con queste qua ci arrivi. Adesso le apriamo perché vi facciamo vedere. Vi facciamo vedere. Una bella colonna. Questa è lilla. È lilla? Sì. Mezz'ora. Ti do una mano? No, amore, ho fatto, ho capito. Ecco qua. Ok, allora, molto carine, sono molto morbide, morbidissime. Questa è gialla, pure molto carina, guardate che bella. E questa è lilla, wow, molto carina. Apprezzatissimo comunque, bravo Essence. Adesso il numero? Adesso è il numero 11. 11? Trovalo. Ah, piccolino. Fallo vedere, numero 11. Ah, numero 11. Vedere, aspetta, ecco qua. Ok, aprilo. Mi aiuti? Certo. Guarda mamma, sono fatte apposta. Lei sfascia. Sono fatte apposta mamma, dai. Questa è una maschera per le mani. Che? Cosa che non ho mai usato e la userò per la prima volta. Avrei sempre voluto prendere, ma non ci ho mai fatto caso. Non ne ho mai avuto la necessità. Il 12. Adesso andiamo un po' più veloci, che si fa troppo lungo come video. Allora, il 12 è qui, raga. Azzurra me lo stava sfasciando. Non lo so. Qui. Raga. Oggi è molto simpatica, Azzurra. Eri tu. E qui... Guarda che eri tu. Ok. E qui abbiamo trovato una matita. Una matita casual. Penso, raga... Cioè, allora, io a volte dimentico la differenza tra call e casual. Call penso che sia per le palpebre, per, cioè eyeliner, e casual all'interno, spero, perché comunque io preferisco, no, casual pencil eyeliner. Botta e risposta subito, no Katia, eyeliner. Eyeliner. Va bene, non la userò mai perché io non lo metto l'eyeliner. Comunque, io credo. Adesso la 13 ed è questa. Falla vedere, la facciamo vedere. La 13 è questa qui, raga, pacchettino molto grande. Vai, aprilo, ti buco e tu lo tiri su. Voilà. Wow. Aspetta, ma perché non riesco? Guarda, io c'ho le unghie troppo corte. Non è vero, amore. Sì. Se non te le taglio qua diventi zanna bianca. Ma che è? Raga, ho trovato degli stickers per il viso, però comunque volendo si possono usare anche per le unghie. Guardate che bella. Per favore, questo qua non lo regali a me. Va bene. Allora, il 13, adesso il 14. 14, dove sei? Aspetta. Eccolo qui, finalmente anche a me una casella degna di questo calendario. 14. E apriamo subito. È lungo. E abbiamo un altro pacchettino. Sì, con dentro questo. No, non lo sappiamo cosa c'è all'interno. Sì, secondo me c'è quello. Se riesco a toglierlo. Ti aiuto? No amore, tranquillo, tranquilla. No, tranquillo, è diventata maschio per un attimo. Dai. Tranquillo. Questo pacchettino, sempre molto invitante. Vediamo cosa c'è all'interno. Secondo te cosa c'è all'interno? Secondo me c'è questa, aspetta, questa qui. No, vabbè, se è uscita già questa non ci può essere. C'è sì. Qualcosa che gli somiglia? No. Di questa linea? C'è qualcosa che gli somiglia. Ok. Vediamo se ha ragione. Sì, ha ragione. Ho ragione. Ok. Sì. Allora. Vedi? Ecco qua, questo è un pennello per gli ombretti. Un pennello, però. Pennello per gli ombretti. Guardate. Sempre la decorazione natalizia come questo. Secondo me fanno parte dello stesso set.
ha voluto fare un set, formare un set Essence. E comunque ci piace. Essence, io allora, lo apro. Allora, abbiamo aperto il numero 14, quindi il 15. Il 15. Dov'è? Il 15 è qui. Piccolissimo. Vabbè, ma lo sai che nella botte piccola c'è il bombino. Questo qui. Ok, andiamo. Quindi apri così, vero? Apri per favore, aiuto per questo punto. Vai. E abbiamo trovato questo smaltino, fallo vedere. Allora. Guardate. Questo smaltino rosato. Fammi vedere, faccio vedere. È rosato, guardate raga. È rosato. Questo ve lo posso anche aprire perché tanto è di azzurro. Allora, guardate. Vi faccio vedere su per giù la colorazione. Eccola. La colorazione. Colorazione è questa. Abbiamo aperto la numero 15. E quindi adesso mi tocca la 16, giusto? Ok. La numero 16 è qui. Amore, ce ne sono 24, sei stufata. Oh, ce ne sono 24. Perché tutti prendi tutto. Ancora alcune cose prendi. Wow, questa è mia. Si è staccato, raga. Va bene. Ecco. Allora, questa lima. Molto carina, perché mi mancano le lime, raga. Comunque, Glamour Essence Glitter Night File. Per le unghie. Sempre in decorazione natalizia. Guardate che bella, quasi mi dispiace usarla. Secondo me la terrò lì per decorazione. Sulla postazione. Molto bella. Vai. Allora, abbiamo aperto il 16. Quindi adesso il 17. 17 qui. Facciamo la prima. Vai. Apri il 17. Aspetta, ti faccio io. Vai. Aspetta, glielo ho fatto vedere dopo. Ah. Aprilo. Aspetta. Ma lei è agitata. Sono qui, non li prende nessuno a parte io. Non li prende, no. No, ce la faccio da sola. Cos'è? Eh? Cos'è? Ce la fa da sola, cos'è? C'è scritto qua. No. Ah. Giallo. Gloss. Bravo. Gloss. È un gloss trasparente. È un gloss trasparente. Guardate. Che si chiama, scusami, Juice Bomb. E questo te lo prendi tu. Allora, 17. Adesso manca, cioè, andiamo ad aprire la numero. Numero? Ok, la numero 18, che qua non c'è. Qui la 17 deve essere qui, allora. La numero 18, sì, è qui. Numero 18 è qui. Andiamo a vedere cosa c'è. Wow. Tu qual è questo? Già la vedo. Sono degli elastici azzurra. Molto carini. Ah, pensavo che erano dei braccialetti. Beh, lo puoi mettere anche come braccialetto. Guardate, no, che bello. No, me la regali uno. Certo. Io voglio questo. Aspetta, adesso io voglio quella viola. No, tu prendi quello rosa. No. Il viola lo prendo io. No, il viola lo prendo perché io. Perché sono troppo da bimba quelli là rosa. No. Rosa. Dai. E niente, raga. L'elastico è così. Cioè, io l'ho messo come braccialetto perché ce l'ho a portata di mano. Così io faccio sempre con gli elastici, perché quando ho bisogno di mettere su un elastico sui capelli, io ce l'ho già qui, ce l'ho a portata di mano. Anche io. Ce l'ho sulla mano, sul anche polso. Io. È più bello mio. Ok, allora, adesso il numero 19. 19, dove sei? Io. Qui.
Aspetta, facciamolo vedere. Numero 19. Vai, apri. Dov'è? Ah, questo. Sì. Okay. Okay. Scusa. Vai. Ok. Lo devo aprire? Sì, direi di sì. Cosa dite voi, ragazze? Sì, apriamolo. Sì. Sì, peccato, me lo volevo conservare così chiuso tutto l'anno. No. Poi per il Natale prossimo lo avrei aperto. Quanto sei? E niente. Ancora? Piccolo. Wow. Io, raga, anche se sono così piccoli, a volte li uso lo stesso per gli ombretti. Mi trovo di più perché vanno nello spazietto. E poi, qui mi trovo di più. Comunque, raga, questo è il terzo di questo set. Ombretto, questo secondo me sarà per sfumatura e questo per le sopracciglia. Comunque molto carino, guardate che belli. Bellissimo. E adesso andiamo ad aprire la mia 20. Vero, questa era la 19. 20. E qui. Apriamo. Poi mancano solo 4. Adesso sfasciamo tutto anch'io. Abbiamo trovato un altro lip, vediamo. Allora, questo cos'è? Un lip balm with sweetie. Sweet. È rosa però. No. Ah, buonissimo. Sempre, raga, vi faccio vedere. Così trasparente, non si vede niente. È un semplice lip. Come quello? Sì, ma quello è scrub, questo è un lip. No. Adesso la 21, io, questa è la 21, guardate la 21, vai. Non mi fai il buco. Ok, vai. Devo fare il buco per facilitare l'apertura. Ok, comunque aprilo tu perché altrimenti scasso tutto. Allora, adesso. Ma cosa sarà mai? Cosa sarà mai questo aggeggio? Lo apro io. Aprilo, però fallo vedere prima di aprirlo. Sì. Abbiamo trovato questo, io so cos'è. Lo so. Ma cos'è azzurra, cos'è? Lo so. Io non l'ho mai comprato, anzi una volta l'ho comprato e poi l'ho buttato, perché ho paura, raga, dico, e se all'improvviso mettendo le ciglia mi scappa, mi va nell'occhio, e rimango cieca tutta la vita. Evitiamo. Ma cos'è? Questo, raga, è un piegaciglia. Guardate. Oh mio Dio. Piegaciglia. L'unico che non ha la decorazione natalizia, fatto nero, normale, tranquillamente. Comunque, è bello. Chissà se non è la prima volta che avrò occasione di e coraggio soprattutto di provarlo. Chissà, boh, non lo so. No, non lo proverai mai perché ti cechi l'occhio. Il 22 dov'è? Che devo aprire il 22, dov'è? E qui, raga, il 22 è questo. Questo qui. Vediamo, secondo me è un altro lipstick. Secondo te come forma? Secondo me è questo. Vediamo. E vai, buca, allora. buca, devi bucare. Cassa tutto. No, perché, ecco qui. Ecco qua, è spostato tutto. Abbiamo... Ma sono io che... No, l'abbiamo già trovato? Cioè, ma è uguale a... Ne abbiamo già trovato... No, aspetta. Cos'è? No, l'avevo già trovato. È un primer questo, raga. Un primer. Ma fammi vedere. Un primer. No, sì, è un primer. Anche questo è un primer. Sì. Raga, secondo me si sono sbagliati questo calendario. Hanno messo due cose uguali perché sono identiche, guardate. Guardate, sono identiche. C'è scritto Nail Primer, tutte e due. Guardate, aspettate, vi faccio vedere meglio. Allora, questo e questo. Raga, ditemi voi nei commenti se invece, diciamo, guardiamo, può darsi che sono io che mi sto sbagliando. No, a me sembrano identici. Di mini,
Che fregatura, ragazze, a me proprio viene a cavitare che si sono sbagliati, hanno messo due prodotti uguali, non lo so. Raga, ditemi voi, boh, non lo so, ci sono rimasta male, due uguali, non lo so. Comunque, continuando, adesso andiamo ad Questo aprire il l'apro numero io. 23, sì, questo qui, che è bello grande, il numero E fai il 23. buco per fare. Vai. Aiuto, povera E l'ultimo che toccherà a disgraziata. me. Aspetta, non toglierlo. Questo in pratica, raga, è un pulisci pennelli. Pulisci i pennelli. Sì, tu metti il sapone qui, fai così con i pennelli, dov'è il Ah, perché io ho i pennello? pennelli, so che sono sporchi miei. Fai così e lo pulisci. Guarda che Wow, allora bello. io alle volte vengo da te Adesso e apriamo, lo pulisco. scusami, apriamo il numero 24, se no ci addormentiamo. Numero 24 è Non qui. finiremo mai. No, no, abbiamo finito. Ti sono rimasta male per queste due cose che mi... Dopo mi devo rivedere altri video di spacchettamenti del calendario di Essence perché, raga, non è possibile che la sfigata sono io. Non, sono l'unica sfigata nell'universo. Non Allora. è vero. Ah, ma questo è un altro? Nel 24 abbiamo ritrovato, secondo me questo è un illuminante. Ma questo è un Proviamo a altro. vedere. No, è lo Ecco, stesso. abbiamo ritrovato un altro di questi che è un illuminante e sempre con la fantasia di Natale, solo che questo era così, guardate, e questo così. Vediamo l'illuminante. Molto dorato. Aspettate, vi faccio vedere qui. Molto dorato. Ma non si vede. Infatti per questo sto facendo più di una passata. Ecco. Spero si veda qualcosa, perché altrimenti non so come fare. Comunque, il colore è così, è comunque bello dorato. È un dorato però tenue, delicato, raga. Adesso tocca a Basta, me. abbiamo finito, amore. Ah, Questa era no, non l'ultima. l'abbiamo. No, adesso abbiamo. No, no. No, amore, Ah, sono chiuso, sono finiti. sono finiti. E Uè. il numero 10 non l'abbiamo aperto. Sì, il 10 l'hai aperto tu. Ah, Oddio ok. mio, ragazza mia, è finito il calendario, abbiamo aperto tutto, tutto, abbiamo fatto vedere tutto. Sicura? Prova Sicurissima. a No, abbiamo aperto tutto. controllare. Aspetta, devo controllare Abbiamo aperto, giuro, perché l'abbiamo aperto bene. insieme. Lo so, ma devo dire. Perché io prima ho visto un altro uno. Prima io. Ok, No, scusate. raga, cioè. Non è uguale, non è uguale. È un primer e un top coat. Ho visto qui adesso. Sì. Allora non sono l'unica sfigata nell'universo. Va bene così, meno male. E raga, il video mentre lei è ancora in cerca dei numeri perduti perché lei è convinta che non abbiamo aperto tutto. Invece io ho fatto vedere per filo e per segno. Vi salutiamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritte iscrivetevi al canale. E se vi fa piacere attivate la campanella così avrete sempre l'aggiornamento dei nostri video. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacione grande e vi auguriamo un'ottima giornata. Ciao ragazzi!